Buongiorno. 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 Sono Gaia Sansottera. Lei prima ha parlato di accettare le sfide. Quindi volevo chiederle qual è la sfida più grande che abbia mai accettato fino ad ora? E se magari all'inizio pensava di non riuscire a raggiungere l'obiettivo? Quando studiavo io, più del 50% delle persone faceva l'istituto tecnico perché poi andava a lavorare, in poche parole, no? E alcuni andavano a lavorare anche prima. La mia scelta, pur venendo da una famiglia abbastanza modesta, è stata quella di fare il liceo e scegliere di fare l'università. È stata una scommessa e che non sapevo come sarebbe andata, perché rischiavo di fare il disoccupato magari, no? E non me lo potevo permettere. E quindi non è stata fatta a cuor leggero. Per tanti anni, per tutti gli anni della medicina, ho vissuto con l'incubo di non poter portare a termine, perché la carriera è molto lunga, sono 6 anni, sono molto lunghi, e stare in corso di studi non è facile. È stata una scelta veramente difficile e anche angosciosa, in cui il tunnel era molto lungo, perché non vedevo mai la fine. Quando mi sono laureato ho detto che okay, questo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, però almeno un qualche cosa avevo messo lì, cioè un primo punto l'avevo sistemato. È stata proprio la scelta tra andare verso una scelta facile, che hanno fatto molti miei amici, quella del lavoro, allora ce n'era di lavoro, e quella invece di rischiare sul tavolo della vita e dire no, voglio laurearmi, dove non avevo grandi possibilità di sbagliare, perché non potevo uscire dai 6 anni, dovevo stare molto dentro a quel contenitore. Quella è stata una scommessa che mi ha cambiato la vita, sicuramente.